Nella quarta bolgia dell'ottavo cerchio, i dannati avanzano silenziosi al ritmo del loro piagnucolio. Ma Dante vede una cosa singolare, che il loro volto è girato al contrario di 180 gradi e piangono sulle loro scapole e sulle loro natiche. Chi sono? Sono gli indovini, coloro che in vita ambirono a predire il futuro, quindi a sovrascriversi a Dio. E l'eterna condanna è quella di guardare indietro al passato. Furbo e sadico il Dante, però il poeta pellegrino, a differenza dello scrivente, si commuove di fronte a questa visione orrenda. Virgilio qui si arrabbia e gli dà per la prima volta dello sciocco, perché sciocco è colui che si contrappone al giudizio divino, soprattutto per questi indovini, questi imbroglioni, questi consiglieri fraudolenti. L'arroganza di Dante nel contrapporsi al Papa nel canto precedente qui viene meno e va in remissione, tant'è che Virgilio continua a parlare. E gli racconta di tanti altri aspiranti indovini che qui non abbiamo lo spazio di raccontare, se non di una, Manto, una ragazza che scappò da Tebe e trovò nel nord Italia, nella risacca del Mincio, in zona paludosa, il luogo dove portare avanti le sue attività divinatorie. Manto lì morì e lì venne sepolta e diede vita alla città di Mantova. Per questo Dante regala 14 terzine a questo racconto, perché è la città natale del suo maestro, di Virgilio. Dante non riesce a vederla perché è girata il volto, ma davanti ci sono le trecce sciolte che coprono i seni e, come dice Virgilio, ogni pilosa pelle, momento hard della Divina Commedia. Andiamo avanti. Dante chiede altri volti, altri nomi di questi aspiranti indovini. Virgilio inizia non solo dall'antichità, ma arriva fino ai tempi prossimi a Dante, fino al 1200. E uno solo è degno di nota, Asdente, calzolaio parmense, che preferì a cuoio e filo intrecciato l'astrologia per poi pentirsene. Andiamo avanti, la luna è già sull'orizzonte, dobbiamo proseguire. Al prossimo canto.